era fondamentale. Niente, mi tocca subentrare nel momento caldo e va bene così, in realtà, va bene così perché intanto mi fa piacere iniziare con questa immagine che Sergio ha scelto, Sergio e gli altri hanno scelto per rappresentare questa giornata, che è evidentemente l'immagine di una minoranza, che è quella appunto che è qui rappresentata, ma mi sembra in grande numero. Ed è però anche una minoranza che esprime una resistenza, quindi un'azione che forse sarebbe appunto il caso di mettere in atto, che soprattutto deve in qualche modo rappresentare e dare valore ad un'identità profonda. Sono già state dette moltissime cose, però ringrazio Graziano per averci ricordato che sono 12 anni. 12 che stiamo chiacchierando a proposito della questione del valore e simbolico, concreto, reale, progettuale degli spazi a Roma. Sono 40 anni. Io ho iniziato che ero un giovane operatore, ora mi ci sto invecchiando dentro, ma dopo di me verranno tanti altri, quindi questa non è una questione che si risolverà ancora una volta all'interno di questa assemblea, non si risolverà in un giorno, ma da qualcosa dobbiamo partire. Ho appreso da poco che, appunto, rispetto anche all'intervento di Fabrizio Parenti di prima, il Rialto, di nuovo, grazie ad un frullino armato poi dalle persone appunto che l'hanno accompagnato, ha riaperto lo spazio del Rialto. Finalmente si è aperto un tavolo tecnico di discussione con la sovrintendenza, con i vigili, con la procura e con appunto il comune. E questo mi auguro che sarà, anche uno dei appunto principali, scusatemi Luca e Antonio, ma la domanda è rivolta a Luca in particolare rispetto alla situazione del Teatro dell'Orologio, che fino adesso non è stata citata, forse perché giustamente tutti la danno per scontato. Io non la do per scontato, perché il Teatro dell'Orologio è uno spazio storico, appartiene alla città da 30 anni. Al di là di questo è uno spazio attivo, fa parte di un progetto di cui faccio parte anch'io, Dominio Pubblico, che poggia su tre gambe. Una è Largo Studio, che è uno spazio analogo, simile a quello del Teatro dell'Orologio, anche se privato, è di proprietà privata e non la nostra, tra l'altro. Quella dell'Orologio e quella del Teatro di Roma, che è una delle appunto istituzioni pubbliche di questa città, e all'associazione che gestisce quello spazio viene riconosciuto un ruolo pubblico attraverso un finanziamento che viene dal Ministero dei beni e delle attività culturali, viene dalla Regione Lazio, è venuto in passato dal Comune di Roma, quindi è chiaro che ci si trova davanti ancora una volta ad un gap molto forte e che va risolto. Quindi la creazione di un tavolo di interlocuzione permanente è una questione che viene chiesta da diverso tempo, viene posta con forza. E ancora ad oggi non si è riuscito ad iniziare, tornando alle parole di Graziano, scusami se richiamo la tua attenzione, ma è fondamentale, perché manca la continuità, perché ogni volta i processi si riazzerano, perché io ho detto 12 anni ma sono 40, perché Fabio Morgan, che non è qui, oggi mi tocca fare il Morgan della situazione tra le altre cose, perché se veniva gli sarebbe preso un colpo apoplettico, forse avrebbe fatto anche un certo effetto, un infarto in piena assemblea cittadina, ma appunto si è preso denunce penali per gestire uno spazio appunto che di fatto è riconosciuto di pubblico spettacolo, anche se poi legalmente non lo è, anche se poi non lo può dichiarare, anche se poi deve essere aperto ai suoi soli soci, così come anni prima le ha prese mio padre, che ha aperto il teatro Argot, come l'hanno presi tantissimi spazi che adesso hanno chiuso all'interno della città. E quindi ecco, sarebbe l'ora di darsi una mossa da questo punto di vista. Capisco perfettamente e sono perfettamente convinto del fatto che l'amministrazione pubblica in questo momento non abbia nessun interesse, nessuna voglia, nessuno scopo a chiudere spazi. Sono altresì convinto che il Teatro dell'Orologio, come il Rialto, come molti appunto dei casi citati, come al solito siano cadaveri all'interno di una guerra che non ci riguarda, o che se ci riguarda allora ci deve chiamare in causa e rendere partecipi e rendere protagonisti, perché altrimenti si è soltanto vittime. E allora la reazione, che io mi auguro e spero non sarà violenta,
Perché ce l'hanno insegnato i tassisti pochi giorni fa, dobbiamo farci ascoltare in questo modo? Dobbiamo scendere in strada, entrare negli uffici dei funzionari, appiccare fuoco alle scrivanie per farci ascoltare? È questo che ci viene chiesto? Ci viene chiesta una risposta violenta per poter essere in qualche modo presenti, vivi, coscienti e lucidi su quello che stiamo facendo? Si è parlato di modelli. Io trovo che i modelli di cui ha parlato Antonio all'inizio siano fondamentali. Io alla Frisch di Marsiglia ci sono stato. Quell'occupazione, Antonio, tu non l'hai detto, è durata un anno, non 20. Un anno. Dopo un anno lo Stato ha detto: ci avete così tanta voglia di fare? Va bene, ve lo sistemiamo questo posto, ve lo mettiamo a norma, i soldi che ci mettiamo dentro sono questi, poi sono cazzi vostri, campate con le vostre gambe. Lì dentro, ad oggi nel 2017, collaborano insieme 61 associazioni, ok? 61 associazioni dentro un unico spazio dello Stato. Quindi questa è la seconda richiesta per il comune, per l'assessore Bergamo. Mi dispiace che sia qui da solo, perché ci vorrebbe anche l'assessore Ravera, ci vorrebbe il ministero appunto delle politiche e dei beni culturali, il ministro Franceschini. Non sono qui, non reputano che questa sia una giornata nazionale e non solo locale. Non importa, glielo faremo arrivare, glielo faremo capire. Ecco, la seconda emergenza è che nel momento in cui, comprensibilissimo, un locale come il Teatro dell'Orologio non ha le uscite di sicurezza, non ce l'ha da 30 anni, ma non soffermiamoci sulle questioni di lana caprina, è stato aperto fino a una settimana fa, ok, è chiaro che adesso quello sarà un problema, rappresenterà un problema. Antonio ha dato un segnale, ha ospitato una settimana di programmazione, per ora non potrà fare più di quello, benissimo. Come per il caso dell'orologio, deve essere un simbolo che vale per tutti. Tutte le associazioni che lavorano all'interno di spazi del comune che non possono essere resi agibili in tempi brevi necessitano A. di una promessa dell'apertura del tavolo tecnico per renderli agibili o per riaprirli, B. di poter dare continuità al proprio lavoro e all'attività. Perché il mio socio non presente, Morgan, in questo momento avrebbe detto: noi ci abbiamo investito dei soldi, dentro quel teatro ci sono persone che lavorano, che sono messe in regola, no, ma ed è vero, perché la procura questo l'ha verificato. Ci sono dei dipendenti che lavorano lì dentro, che percepiscono stipendio e che non capiscono la sera in cui stavano lavorando lì e sono state chiuse, perché si devono sentire in colpa per questo. E questa stessa cosa potrebbe succedere a noi dell'Argo domani, con altri motivi, con altri moventi, ma la pippa è la stessa. Ma io mi posso sentire un criminale perché faccio entrare dentro al mio locale 50 persone che stai lì a rastrellare con tutte le tue forze e a convincerla a entrare in un processo, stanno lì a parlarsi, a vedersi, a discutere, e tu mi vieni a dire che io non lo posso fare perché sto facendo qualcosa che va contro la legge. Io non me lo riesco a spiegare, non riesco più a stare calmo davanti a tutto questo, anche perché ormai, appunto, dopo i 12 anni che sono quelli che ho vissuto io, mi sento incastrato in un loop. È una sorta di interazione continua questa. E è il momento di interromperlo, è il momento di veramente concretizzare le azioni. Quindi queste sono le principali due questioni che volevo porre all'assessore. Ci e siamo venuti? Sì, sì, e chiudo. Anch'io ho la citazione, me la sono tenuta preziosa, visto che ci riguarda, riguarda tutti, ed è importante anche saper usare le parole giuste degli altri per valorizzare quello che è il senso. E vedo voi, tre moschettieri più uno, perché Sergio poi ha parlato per ultimo, è quello del tamponamento. Ricordiamoci questa questione della responsabilità. Quanto alla responsabilità degli intellettuali, perché poi bisogna anche vedere qual è la responsabilità dall'altra parte, non c'è molto altro da aggiungere, dice Noam Chomsky. A parte una semplice verità, gli intellettuali sono dei privilegiati. Il privilegio porta delle opportunità. Le opportunità a loro volta implicano delle responsabilità. È a quel punto che un individuo deve scegliere. Penso che sia arrivato il tempo di scegliere. Grazie. Grazie, siamo tantissimi. Allora, stiamo cercando appunto di infilare i due che ci hanno chiesto di parlare la mattina prima che l'assessore se ne vada. Quindi, se è possibile per Carla Romana Antolini e per Luigi Tamborrino intervenire con un intervento un po' più breve di 10 minuti, Carla Romana Antolini, è tutta vostra, 5 molto meglio.